non mi aspettavo di dovermi ritrovare appunto a fare altri video in cui parlo di questo argomento, soprattutto in questo periodo della mia vita, che appunto sono uscita da tutto quell'ambaradam. Video su YouTube, ma essendo io una che non ci capisce niente di YouTube, alla fine rispondo qua perché è il mio unico metodo per comunicare velocemente con voi. E partiamo dal punto: affrontare un argomento molto 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 complicato, e posso dire anche che ormai non faccio più parte di questa storia. Vi parlerò di esperienze personali, quindi di quello che ho vissuto io. Vi parlerò di quello che ho vissuto io con questa persona. Io vi dico semplicemente che questa persona non è uno stinco di santo, assolutamente. L'unico vantaggio che ha è che appunto ha questa cosa qua del parlare a mente fredda e molette lucido, ok? Quindi quello che dico io è: andare sotto le foto di lui a offenderlo non serve a niente. Andare a offendere lei perché vi sembra, saprete, alimentare situazioni del genere con altro odio quando ci sono persone che soffrono, non è il caso. Io con lei ho parlato, ci ho chiarito, e sicuramente non mi... soprattutto perché vi invito a pensare al modo in cui ha risposto a determinate accuse, perché lui non ha risposto alle accuse che gli sono state fatte. Lui ha risposto prendendo un fatto random, così leggere appunto questa persona in maniera negativa ai vostri occhi e farvi poi pensare: ok, ha ragione lui. Beh, io vi dico che le mie esperienze con lui non sono state le più positive, anzi, tutt'altro. Quindi non mi va neanche di andare oltre, perché altre cose personali sono anche cose che ci ho messo tanto per metterle nel cassetto del dimenticatoio, quindi non ho voglia di tirarle fuori adesso. Però, per favore, evita magari di rispondere, perché hai già fatto abbastanza per i miei gusti. Vi dico di tirare voi le vostre somme, di vedere voi a chi cosa credere, ma l'unico favore che vi chiedo è: basta odio, basta con questi commenti chilometrici pieni di odio e rancore. Aiutiamo chi va aiutato.